L'aforisma di Albert Einstein ci introduce alla seconda e ultima parte, la puntata di oggi, ultima puntata di stagione per quanto riguarda i vostri soldi. Saluto subito la nuova squadra che ci ha raggiunto per parlare del mondo delle carte di credito. Accanto a me ringrazio la new entry del nostro parterre ospiti, è il dottor Lodovico Gaslini, presidente di IDC Milano, l'associazione italiana dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Benvenuto. Grazie, benvenuto, grazie dell'invito, sono fiero di essere qua con voi. Grazie e davvero, partecipare alla vostra avventura. Saluto invece l'ingegnere Valeria Portale, un volto noto della nostra trasmissione, l'ingegnere responsabile della ricerca dell'Osservatorio Mobile Payment and Commerce del Politecnico di Milano. Ben ritrovata Valeria. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, diamo subito, dottor Gaslini, il polso della situazione, di ciò che è successo nella vostra associazione, quindi comunque rappresenta un po' i dottori commercialisti, ma potremmo parlare di tutti i professionisti, in particolare delle libere professioni, come appunto quella del dottore commercialista, da quando nello scorso 30 di giugno è scattato l'obbligo della POS, il point of sale, la macchinetta che consente di fare le transazioni attraverso la moneta elettronica, quindi le carte di credito, le carte di debito, le prepagate, questo per tutte le transazioni sopra i 30 euro, quindi io posso andare appunto dal dottore commercialista Gaslini e dire voglio pagare con la carta di credito, però non ci sono in questo momento sanzioni, ne abbiamo già parlato, quindi il dottore commercialista, il dottor Gaslini potrebbe dirci io non ho il POS, quindi deve pagare in contanti. Lei è il posto, dottore? No, ha anticipato la mia risposta, complimenti. Quindi non, non posso pagare con la carta di credito nel suo ufficio? Ma guardi, se ci fosse l'occasione, l'opportunità e se il commercialista ritenesse strategico per l'incasso delle proprie competenze avere il posto, le assicuro che l'avremmo già tutti da tempo. E invece non ce l'avete. E invece non ce l'abbiamo. Perché? E credo che oltre alla mia posizione ci sia abbastanza disturbo e disagio collegato a questo obbligo proposto, non imposto, ma proposto sicuramente sì. Che cosa contestate in particolare dell'obbligatorietà del POS? Ma diciamo che contestiamo, il discorso non è la nostra non è una contestazione di principio, perché riconosciamo nella istituzione del POS e nella funzione che il POS può avere degli enormi vantaggi, innanzitutto per il cittadino, perché si dà al cittadino una nuova opportunità di pagamento che per lui potrebbe essere assolutamente comodo. Ci sono degli enormi vantaggi in termini di lotta all'antiriciclaggio, lotta all'evasione fiscale, lotta anche all'uso del contante finalizzato a criminalità organizzata. Voglio dire, ci rendiamo conto che questo è un provvedimento che aiuta questo tipo di, che ha questo scopo pubblico. Però di grande utilità. Non lo inserite. Però bisogna calarsi nella realtà, bisogna pensare a un abito sensoriale su misura. Noi abbiamo una tipologia di clientela per la quale è difficile pensare che il cliente che entra nel nostro studio non esca con una stretta di mano, non esca con un contratto già alla base che regola il nostro rapporto, con delle modalità di pagamento prefissate in certi casi o con l'impegno a pagare il giorno domani tornando a casa piuttosto che quando ti faccio il bonifico da casa. Noi abbiamo questa modalità ormai risaputa. D'altra parte è assolutamente normale e logico pensare che ci sia la volontà delle parti che disciplina un contratto d'opera professionale, e noi abbiamo queste realtà. Quindi non è una questione solo di costi, perché invece altre categorie professionali, penso ai tassisti, penso anche agli idraulici, dicono i costi sono elevatissimi. Voi non ne fate come IDC Milano una questione di costi o anche di costi? Diciamo che sui costi si apre uno scenario anche qui assolutamente da valutare, perché soprattutto per i giovani commercialisti andare incontro a una spesa di 10 euro al mese, di 150 euro all'anno, di 300 euro all'anno, poi oggi non si può, è difficile definire dei costi, perché ci sono iniziative commerciali, promozionali del momento, quindi c'è molta confusione sui costi, ma di sicuro 200-250 euro all'anno per l'uso dei POS è facilmente prevedibile che possa essere. Beh, insomma, per un giovane commercialista, quando soprattutto non ne ha bisogno, se ne avesse bisogno e se funzionasse così, se il commercialista avesse una tipologia di clientela occasionale che entra e non la vedi più come in qualunque attività commerciale, di un negozio, cioè i nostri clienti sono nostri clienti ripetitivi da anni, che non è che escono e pagano subito, le dirò di più, che se per
avere il POS volesse dire farsi pagare subito le consulenze, io ne avrei 10 di POS, non uno. Ma che non pagano. Il problema è che prendono tempo e pagano con bonifico dopo un anno, quindi la verità è questa. Coinvolgo immediatamente l'ingegnere a portale. Allora, ho sentito quello che ha detto Gaslini. Da un lato riconosce, ne abbiamo parlato tantissime volte qui, che per combattere l'economia sommersa, per combattere il costo del contante, visto che oltre l'80% delle transazioni in Italia è ancora realizzato in contante, il POS potrebbe essere utile. Il dottor Gaslini ne fa una questione anche di relazioni personali tra i dottori commercialisti e i loro clienti, altri invece ne fanno una questione di costi, perché lui ha ricordato 200-300 euro all'anno, ma abbiamo letto articoli di giornale che parlava addirittura di negozianti che temono un esborso di 600 euro al mese. Allora, dov'è la realtà? Allora, sì, evidenzio un fatto essenziale, come diceva il dottor Gaslini, che questo è l'inizio di una normativa volta alla lotta al contante e all'economia sommersa, quindi probabilmente vista così da sola è vero che ha delle mancanze, delle lacune. Detto questo però è un inizio fondamentale che probabilmente potrebbe portare a dei benefici. Quando parliamo di Italia dobbiamo essere consapevoli che tantissime, come dicevi prima, ci sono tantissime transazioni in contanti e il contante costa quasi 10 miliardi di euro all'anno al sistema paese, quindi è ovvio che il governo voglia andare a ridurre questi costi. Detto questo, questa è una prima normativa che spinge all'adozione di strumenti che permettono di accettare i pagamenti elettronici. È vero che non è stato fatto nulla né in termini di incentivi per i professionisti, per supportarli appunto nel sostenere determinati costi, né poi in termini di sanzioni, quindi manca ancora un aspetto. Sappiamo che il 16 di luglio il governo, il ministero incontrerà sia Banca d'Italia che il consorzio Bancomat proprio per andare a discutere una riduzione delle commissioni bancarie, proprio per andare incontro ai professionisti e poi anche eventualmente definire se ci saranno delle sanzioni. In termini di costi bisogna anche fare un po' di pulizia, perché è vero che non c'è stata tantissima corretta trasparenza nella comunicazione dei costi di questi costi sistemi, che sono in parte fissi, Valeria, perché oggettivamente la macchinetta costa, anche se ci dicevano che quelle più semplici possono costare 30, 40, massimo 100 euro, però poi sono anche in percentuale rispetto alle transazioni che realizzo, così? Sì, esatto, ho una percentuale che quando parliamo di pagamento con carte di debito, tendenzialmente questa percentuale dovrebbe essere intorno allo 0,5% fino a un 1%, poi sta lì alla contrattazione che ogni professionista o esercente avrà con la propria banca, però questo è l'ordine di grandezza. È vero che questo è un costo chiaro per l'esercente, mentre il contante molto spesso viene percepito senza costi, per quanto poi sappiamo che va trasportato, contato, ci sono dei rischi elevatissimi di furto legati al contante. Quindi ecco, quando guardiamo ai costi dei pagamenti elettronici non dovremmo dimenticarci però dei costi del contante. Che in effetti avevamo stimato in circa 160 euro all'anno per ogni italiano, ovviamente è una stima. Gaslini, preoccupato da questo incontro del 16 di luglio, se arrivano le sanzioni deve mettere il posto nel suo studio. Vabbè, ci mancherebbe. Io mi collego al decreto 179, che comunque ci lascia un ampio spazio di dialogo, perché parla anche in relazione ai soggetti interessati, cioè valuta la necessità di emanare decreti attuativi ministeriali considerando comunque i soggetti interessati. Quindi da questo punto di vista ho grandi speranze che ci sia dialogo e ci sia la possibilità, quantomeno, di dare la possibilità a noi di spiegare quali sono le ragioni per cui riteniamo. Sa che il Premier Renzi non è un grande fan della contrattazione, di certo non con i sindacati, non so con gli ordini. Si figuri, se non ce l'ha con i sindacati, si figura con il sindacato dei commercialisti. Non penso che sarà molto facile, però ci contiamo, abbiamo degli amici, cioè abbiamo la possibilità di dialogare. No, abbiamo dei colleghi che possono comunque intervenire, sono autorità con cui il dialogo è aperto e speriamo in quello. Però una cosa importante, dottor Gaslini, in effetti lo ricordava anche l'ingegner Portale, nel momento in
in cui bisogna da qualche parte iniziare. Se non si inizia con i professionisti, questa guerra a un utilizzo esagerato del contante, abbiamo fatto anche dei confronti con la Spagna, un paese a noi molto vicino, nonostante invece ci siano altri paesi, penso alla Scandinavia con un'altra tradizione, e non riusciremo mai a far cambiare la mentalità degli italiani, non è d'accordo? Ma parzialmente lo sono, nel senso che comunque sia le normative antiriciclaggio noi abbiamo la necessità di segnalare le operazioni sospette, noi dobbiamo identificare la clientela, noi abbiamo il limite di 1000 euro anche noi, nel senso non è che siamo immuni da tutto questo, e il tema è che se noi mediamente nella media degli studi professionali non ha la possibilità e non ha l'utilità di incassare per contanti o usare il POS in uno studio dove mediamente le prestazioni sono superiori ai 1000 euro, già per definizione transita tutto in maniera tracciata con bonifici bancari, quindi veramente noi ci mettiamo a disposizione, noi siamo, in quanto commercialisti, in quanto professionisti, siamo i primi per nostra formazione a essere a tutela dell'interesse pubblico, mai ci permetterebbe di remare contro, però vorremmo far capire per quale motivo nei nostri studi a volte potrebbe non servire, è semplicemente un costo in più, se ci dimostrano che non è un costo in più e se riescono a farci capire che anche per noi è un'opportunità, se Renzi mi riesce a far pagare le prestazioni quando esce il cliente dallo studio col POS, io glielo ripeto, ne metto 10. Ne mette 10, anche perché Renzi poi definisce gufi e rosiconi gente così che passa per strada, definisci in un secondo anche però voi. Se posso, prego. Volevo collegare a un discorso dei costi e delle commissioni. Su questo discorso del contante e di tutte le modalità tracciate di pagamento, se voi pensate anche a una cosa che ormai è consolidata, ma altro non è che qualcosa di molto simile a questo, che sono i ticket restaurant. I ticket restaurant è un bellissimo modo per non pagare in contante, ma avere tutti i pagamenti tracciati, perché passa tutto dal sistema bancario. I ticket restaurant, io ho clienti, i ticket restaurant riescono a costare anche più del 10% del valore nominale del buono. Questo vuol dire che un qualsiasi commerciante ha il 10% della vendita erosa da commissioni di utilizzo di moneta elettronica. Premesso che in certe attività il 10% non è neanche l'utile che hai dalla verità, lei si renda conto cosa vuol dire questo. Quindi facciamo tutta la moneta elettronica, tutto l'uso della carta detassato, senza commissioni. E poi dice esplode. Lo mettiamo anche noi. Okay, facciamolo. È possibile, ingegnere? No. O le banche non sono d'accordo? Qualcuno dice i POS sono un regalo alla banca. Però questo ragionamento sul ticket restaurant è molto interessante. Allora, bisogna sicuramente trovare qualche incentivo ulteriore che possa magari incentivare anche il consumatore a utilizzare maggiormente strumenti di pagamento elettronici. L'abbiamo visto per esempio in Argentina, in Sud Corea, paesi dove non si è andato a obbligare gli esercenti, ma si è lavorato sul consumatore. Abituare il consumatore a utilizzare pagamenti elettronici di vario tipo, dal bonifico alle carte, e soprattutto dando degli incentivi, perché sappiamo che il consumatore, se ha degli incentivi, magari è maggiormente spinto a utilizzare questi sistemi. E una volta che il consumatore sarà convinto a utilizzare questi sistemi, probabilmente convincerà anche gli esercenti stessi e le categorie professionali a utilizzare questi sistemi. Per quanto riguarda il tema dei buoni pasto, ecco, lì bisogna anche precisare che in realtà anche all'interno dei buoni pasto c'è un po' di economia sommersa, nel senso che non sempre poi è tutto tracciato. Il tema delle commissioni è sicuramente rilevante, soprattutto per certe tipologie di acquisti dove appunto i margini sono risicati, e quindi anche uno 0,5% può essere determinante. Quindi il tema delle commissioni è un tema che dovrà essere per forza affrontato nei prossimi anni, e probabilmente porterà a delle riduzioni, ok? La spinta porterà a delle riduzioni sicuramente delle commissioni. Dobbiamo anche distinguere le tipologie di professionisti. È ovvio che il mondo dei commercialisti probabilmente questi sistemi non si vanno a sostituire al contante, perché il contante viene poco
utilizzato. Dobbiamo pensare però che questi medici, sistemi, per esempio, esatto, per i medici, infatti ci sono delle soluzioni. Per i medici, vai, consumi, vai lì, prendi 120 euro, ho fatto la visita dentistica, esco e magari non torno più da quel medico lì, da noi sono da 20 anni. I medici, ma le assicurazioni, in quante assicurazioni poi magari non è possibile pagare neanche col bonifico, quindi tutti queste categorie probabilmente saranno gli cittadini stessi che spingeranno a utilizzare i pagamenti. Sì, è molto interessante questo ragionamento che ha appena fatto l'ingegner Portale, piuttosto che guardare a quel lato della transazione commercianti, guardiamo proprio a chi vuole pagare con la moneta elettronica. Rispondiamo rapidamente ai nostri telespettatori. Ingegnere, per lei, Serena, ho letto del posto obbligatorio, che alternative alle macchinette tradizionali? Non so se Serena sia una commerciante, ma qualcosa possiamo dirle. Ah sì, allora, in primis una precisazione, la normativa non dà l'obbligatorietà del POS, ma dice semplicemente che è obbligatorio accettare le carte di pagamento. Ovviamente il POS è il sistema più maggiormente utilizzato, considerate che adesso ci sono i cosiddetti mobile POS che permettono di trasformare un telefono cellulare in un sistema che permette di accettare pagamenti. Questo è un'alternativa per chi non vuole avere una macchinetta grossa, ma avere semplicemente il proprio telefono a cui si attacca un aggeggino di queste dimensioni con quale poter accettare un pagamento. Daniele invece fa una domanda interessante, in realtà è molto simile a quella che avevamo già ricevuto la scorsa settimana, ci provano sempre i nostri ascoltatori. Per lei, dottor Gaslini, Daniele chiede: il cliente che volesse pagare col bancomat, a quel punto potrebbe rifiutarsi di saldare in qualche altro modo, qualora venisse da lei, lei non ha il POS? Cosa rispondiamo a Daniele? Che faccio il POS? No, in realtà è un concetto difficile, nel senso che in questa maniera si ribalta il concetto, cioè viene messo in mora il creditore, non il debitore. Cosa vuol dire? Vuol dire che non è vero che non può pagare, perché è solo una modalità di pagamento che si deve concedere, e se si verifica quel fatto il creditore da quel momento non può più che richiedere interessi di mora per il tardivo pagamento. Ecco, questo è l'unico fatto giuridico che ha come effetto, ma il creditore ha tutto il diritto di pretendere l'incasso della sua prestazione o della vendita con qualunque altra forma. Assolutamente sì. Chiudiamo con Gioia per l'ingegner Portale. Come fa il tapparellista che viene direttamente a casa mia, permettermi di pagare col POS, si chiede, proprio con quello telefonico? Esatto, ci sono tanti sistemi che permettono di avere ormai POS che sono semplici da tenere in tasca, e quindi chiunque, poi bisognerà vedere se il tapparellista vorrà accettare pagamenti non in nero, ecco. Questo, ovviamente, ma cominciamo ad andare verso questa direzione, ingegnere. Io ringrazio e saluto entrambi gli esperti che ci hanno fatto compagnia in questa sezione dedicata al mondo delle carte di credito, grazie al dottor Lodovico Gaslini, presidente di IDC Milano. IDC è l'Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Aspetto presto, dottor Gaslini. Grazie, grazie mille, saluto tutto e fate tutti, pagate tutti col POS. Grazie all'ingegner Valeria Portale, credo che sia d'accordo, è responsabile della ricerca osservatorio Mobile Payment and Commerce del Politecnico di Milano. Grazie a voi. Ringraziando l'ingegner Portale, in realtà idealmente ringrazio gli oltre 650 ospiti che dallo scorso 11 novembre si sono alternati davanti alle telecamere dei vostri soldi per rispondere a tutte le vostre domande. Ringrazio il nostro inviato Davide Cancarini, ringrazio tutta la parte tecnica, tutta la sezione grafica, infografica, anche i nostri registi, oggi rappresentati da Danilo. Ringrazio anche gli operatori che fanno cenno da dietro la telecamera, ringrazio ovviamente tutti i telespettatori dei vostri soldi. Auguro loro buon'estate, ci rivediamo a settembre.